Buonasera e ben ritrovati ad una giornata particolare. Con sommo piacere che ospito in studio la collega e cara amica presidente dell'Inner Wheel, Chiara Buccini. Ciao Chiara, Ciao Barbara, buonasera ai telespettatori. ben ritrovata. Questa sera parleremo di Inner Wheel, di un importante convegno che ci sarà domani, ma prima di entrare in merito all'argomento, Chiara, parliamo un po' di Inner Wheel, l'attenzione che rivolge questo club a livello nazionale, poi diviso in distretti sui vari territori d'Italia, è certamente maggiormente rivolto ai soggetti deboli, a quelli meno fortunati, quindi bambini, donne, giovani, anziani, sia nei nostri paesi che in quelli in via di sviluppo. Ma l'Inner Wheel è sempre presente fattivamente anche in occasioni di calamità naturali, prestando soccorsi e aiuti concreti. È proprio di quello che si parlerà domani, di calamità naturali che chiaramente riguardano il 2017, un anno molto duro per l'Italia centrale. L'Inner Wheel, come sempre, ha dato massima attenzione a questi eventi e così se ne parlerà domani in un convegno importante alle 10:30 al Cinema Pacifico. Ma prima di questo, Chiara, possiamo parlare già di un bilancio dell'Inner Wheel nel primo semestre, nel vostro primo Sì. Sì, semestre, che poi è chiamato anno innerino, se non sbaglio, esatto, no? come l'anno rotariano, l'anno innerino, noi siamo Inner Wheel della famiglia del Rotary, noi come hai detto tu, Barbara, svolgiamo attività a favore dei soggetti più deboli della popolazione. Un bilancio, io sono entrata alla carica di presidente nel 1° luglio 2016, terminerò il mio mandato, scusami, 1° luglio 2017, terminerò il mio mandato, a meno che non ci sia una riconferma, il 30 giugno 2018. Primo bilancio di questo semestre, un bilancio estremamente positivo. Io ringrazio infatti il mio direttivo, le mie socie, perché abbiamo avuto in soltanto 6 mesi l'opportunità di innanzitutto di fare due service molto importanti, molto particolari, dedicati alle fasce veramente deboli della popolazione. Il filo conduttore di quest'anno del Club di Sulmona, io l'ho indicato come il restauro dell'anima. E quindi abbiamo sostenuto e stiamo sostenendo la comunità terapeutica di Anversa per i malati psichiatrici attraverso l'associazione Imago, che appunto opera con un progetto e un percorso teatrale. Abbiamo fatto uno spettacolo, come tu ti ricorderai, il 2 dicembre. I proventi sono stati totalmente devoluti all'associazione Imago per realizzare il sogno di dare vita a questo festival del teatro psichiatrico ad Anversa degli Abruzzi per il prossimo anno. A tal fine, il 28 di gennaio, grazie alla Camerata Musicale Sulmonese, saremo presenti nel concerto della domenica per la raccolta fondi, sempre a favore dell'Associazione Imago e del progetto teatrale della comunità terapeutica di Anversa. Il 4 gennaio scorso, non ultimo, abbiamo dato un momento di arte, di musica e di gioia ai ricoverati, al personale sanitario e non della clinica San Raffaele di Sulmona, con un concerto dedicato appunto all'inizio del 2018. Abbiamo voluto anche noi regalare con l'arte un augurio a chi ha trascorso le vacanze di Natale ricoverato, e poi abbiamo in itinere tanti altri progetti da sostenere. Come sempre parteciperemo al concorso didattico Videoscuola dell'istituto Ovidio, e poi non svelo altre cose, ma abbiamo in progetto altro, insomma. Quindi è un bilancio positivo, c'è molto, però io dico sempre, c'è sempre tanto da fare. Chiara, un impegno molto forte quello che stai profondendo con estremo successo. Di solito diciamo che la beneficenza, ci sono associazioni che lo fanno soltanto in periodi diciamo, programmati dell'anno, come ad esempio il Natale. Invece Inner Wheel programma, diciamo, queste iniziative per tutto l'anno con un impegno abbastanza forte. Per noi giornalisti forse un modo anche di aiutare gli altri, che sembrano due, diciamo, avere la presidenza di Inner Wheel e fare la giornalista sembrano due cose completamente diverse, invece sono due cose che si avvicinano molto, perché il nostro compito è quello di aiutare anche le fasce deboli. Che cosa ti sta dando questa esperienza? Allora, io che ho sempre operato un po' nel mondo del volontariato, anche tu lo sai, nel mondo dello spettacolo,
La presidenza dell'Inner Wheel dà modo di coniugare le due cose. Io dico sempre: quando si dà, si riceve sempre tanto. Noi riceviamo sempre di più di quello che diamo, dai nostri service. Come dicevi tu, la particolarità di Inner Wheel è che opera proprio con service. Noi non facciamo beneficenza fine a se stessa, la progettiamo, lavoriamo a dei progetti stabili, dei progetti definitivi. Ogni singola iniziativa per noi rappresenta un modo per gettare le basi per progetti più duraturi. Questa è la presidenza. Guidare un club importante come Inner Wheel della famiglia rotariana, un club che a Sulmona è presente da quasi 35 anni, è un onore e un onore, perché è vero, è molto impegnativo, ma dà anche molte soddisfazioni, perché dà modo, come ti dicevo, di donare. Noi dobbiamo capire un po' in questa società del consumismo, dell'arrivismo e di tanti altri valori negativi. Valori negativi è un po' una cosa che non si dovrebbe dire, però per alcune persone le cose negative sono valori. Dovremmo incominciare a riscoprire veramente la forza del donare, la forza del dare. Per me, che ho spesso operato in situazioni un po', io dico, al limite, ecco, con le fasce deboli della popolazione, i malati, i detenuti, alla fine quello che noi riceviamo è sempre di più di quello che diamo, che poi è tutto uno scambio. Io dico sempre, sono dei semi che noi mettiamo in circolo, no? Come è una grande verità, sì, è una grande verità. Chiara, passiamo all'argomento importante della giornata. Domani questo convegno alle 10.30 al Cinema Pacifico, il tema è Cronache dal terremoto, dalla tragedia alla ricostruzione. Avete scelto il 10 gennaio perché il giorno in cui ricorre la fondazione di Inner Wheel, avvenuta il 10 gennaio del 1924 a Manchester, un tema importante e chiaramente tanto caro al Centro Italia, come abbiamo detto in apertura della nostra trasmissione, in questi ultimi anni, visto che il Centro Italia ha sofferto in modo particolare la forza catastrofica della natura. Esatto, domani per noi, ti rubo il titolo della tua trasmissione, sarà una giornata veramente particolare, perché l'Inner Wheel Day è sempre una giornata per noi dell'Inner Wheel di gioia e di festeggiamenti. Quest'anno in particolar modo perché noi ospitiamo l'iniziativa distrettuale, poi avremo modo di parlarne, quindi questo convegno dedicato, perché dedicato alle cronache? Io l'ho proprio intitolato Cronache dal terremoto, perché noi partiremo da come il terremoto è stato raccontato dai nostri colleghi giornalisti, per poi dare al racconto un filo conduttore fino alla ricostruzione, quindi dalla tragedia alla ricostruzione. Sarà un momento veramente proficuo per fare il punto della situazione, perché avremo relatori anche da fuori regione, che ci racconteranno come poi si sta lavorando sul fronte soprattutto delle Marche e del Lazio. Perché questo convegno a Sulmona? Perché il service distrettuale e nazionale di Inner Wheel quest'anno è dedicato proprio al terremoto. Il terremoto non inteso, come dicevi prima tu, soltanto come un intervenire, un sostenere nell'emergenza, ma come proprio dell'Inner Wheel, un service che va oltre. Ti do un'anteprima, perché abbiamo ricevuto la notizia ieri sera che il service distrettuale, che è dedicato a un concorso di idee, domani ne parleremo molto al convegno, a un concorso di idee per Pescara del Tronto. Pescara del Tronto è questo piccolo borgo che non verrà più ricostruito. È un concorso di idee tra gli architetti e gli ingegneri per creare e realizzare un parco della memoria, per ricordare, per non perdere la memoria. Abbiamo avuto ieri la notizia che questo service distrettuale, il distretto 209, prende le regioni di Abruzzo, Molise, Marche, Umbria, Toscana ed Emilia Romagna. Questo service ha avuto il patrocinio della Regione Marche e questo ci ha fatto molto piacere, anche della presidenza della Camera dei Deputati, con la Laura Boldrini, che come sappiamo anche lei è marchigiana, e quindi stiamo creando veramente un qualche cosa di duraturo.
una cosa molto bella, una cosa molto bella ricordare non solo le vittime del terremoto, ma anche chi sta lottando per ricostruire. Chiaramente noi lo abbiamo vissuto ai margini, ma anche in prima persona, questo terremoto del 2009 che ha colpito il nostro capoluogo di regione. Quindi oggi siamo qui a parlarne a distanza di diversi anni e a capire che cosa sia la prevenzione, la ricostruzione e la conoscenza soprattutto del terremoto. Chiaramente domani, come dicevi tu, parteciperà la governatrice del distretto 209 Italia e verrà qui a Sulmona, verrà per la prima volta, Chiara? No, la governatrice è già venuta in novembre per, come di solito fare, con le visite club. Sono visite istituzionali, è molto raro che poi la governatrice torni in un club dove è stata, ecco, a meno che non ci siano iniziative di rilievo, come modestamente ha fatto il club di Sulmona. Il governatore Antonella Rancarolo, quindi, che potremmo ascoltare domani durante il convegno. Chiara, il convegno chiaramente analizzerà, come abbiamo già detto, l'emergenza terremoto in tutti i suoi aspetti, no? Il racconto della tragedia, la ricostruzione e la prevenzione. Saranno presentati in anteprima i service distrettuali e nazionali di NERWIL, promossi in collaborazione con Fai Italia e dedicati al recupero dei monumenti distrutti dal terremoto del centro Italia. Abbiamo già una lista, quali saranno? Vi state occupando di qualcosa in particolare? Allora, in particolare con il nazionale, del quale domani arriverà anche il saluto della Presidente Nazionale di NERWIL, con il FAI stiamo lavorando al recupero dell'oratorio della chiesa ottagonale della Madonna del Sole ad Arquata del Tronto. Un service impegnativo, infatti ha coinvolto tutti i club italiani e il FAI, perché comunque la chiesa ottagonale della Madonna del Sole ha subito dei danni veramente molto importanti e quindi c'è da intervenire parecchio. E poi ti dicevo il distrettuale su questo concorso di idee dedicato invece a Pescara del Tronto, e poi nel corso dell'anno abbiamo individuato altre piccole situazioni sempre di monumenti dove intervenire. Per il momento tutto è concentrato su questo oratorio della chiesa ottagonale. Perfetto, questo è uno spunto anche per ringraziare chi raccoglie fondi, la beneficenza, perché grazie a questi grandi club, alle associazioni, alle persone di buona volontà, perché dobbiamo dirlo, tanti dei monumenti distrutti da queste forze della natura vengono ristrutturati, rimessi a posto e ancora fruibili per chi vuole visitarli. Quindi un grande applauso a chi si occupa ancora di beneficenza, perché sappiamo che oggi la beneficenza, quando si parla di beneficenza, qualcuno storce il muso, e questo non è corretto per chi queste tragiche forze della natura li vive su se stessi. Tra i relatori domani ci saranno dei colleghi come Marianna Gianforte e Fabio Giuliano, che hanno raccontato i terremoti dell'Aquila 2009, di Amatrice 2016. Poi ci sarà la presenza dell'assessore Nicola Angelucci con delega a Casa Italia, ricordiamo Casa Italia, il primo laboratorio sulla prevenzione del terremoto, quindi uno studio che verrà fatto proprio qui a Sulmona sul nostro territorio, annunciato proprio dalla presenza del ministro Delrio l'anno scorso. Poi ci sarà Michele Tataseo, ingegnere e vicepresidenza di Sulmona Città Sicura, l'associazione di professionisti impegnate gratuitamente in progetti di prevenzione, e Fabio Viviani, architetto e vicepresidente dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggistici e conservatori della provincia di Ascoli Piceno. Quindi un parterre costituito da persone competenti per ciò che riguarda i sisma. E la discussione come sarà incentrata, Chiara? Allora, come hai notato, i relatori sono diversi tra loro per competenze e professionalità. Io ringrazio il Comune di Sulmona innanzitutto, che ci ha dato il patrocinio, e anche le scuole, il polo scientifico-tecnologico e il polo umanistico, che hanno garantito, vista il programma del convegno, hanno garantito la presenza di alcune classi ultime, diciamo, degli istituti. Il convegno sarà strutturato in questa maniera: apriremo con ovviamente l'intervento dei colleghi giornalisti della Gianforte e di Giuliano, partendo proprio da come viene trattata l'emergenza.
a livello di informazione, di comunicazione, talvolta l'abbiamo visto anche noi, di tranquillizzazione dell'opinione pubblica, perché il ruolo della comunicazione e dell'informazione nell'ambito di una gestione dell'emergenza è fondamentale. Poi sarà Nicola Angelucci, l'assessore con delega a Casa Italia, a spiegarci che cos'è Casa Italia. Questo per molti è ancora un mistero, insomma, visto che Sulmona fa parte, insieme alle 10 città, un po' progetto pilota questa sperimentazione. E poi entreremo nel vivo con appunto la governatrice, la Antonella Roncarolo, che ci parlerà di questi service, e poi con l'architetto Viviani, cosa si sta facendo nelle Marche e in parte nel Lazio. E poi l'intervento dell'ingegner Tataseo, con questo io veramente bisogna dare un plauso a questo che stanno facendo, a questo lavoro che stanno facendo i professionisti di Sulmona, che hanno costituito questa associazione gratuitamente, stanno mappando il territorio, vedendo le criticità, perché in questi mesi, insomma, che stiamo lavorando ad alcune cose, anche per me, che non sono un tecnico, anch'io ho avuto modo di entrare in alcune dinamiche, e si capisce quanto è importante prevenire, conoscere le strutture, conoscere le caratteristiche di un edificio, capire come un edificio può rispondere a un terremoto anche sul suolo dove poggia. E quindi l'ingegner Tataseo ci parlerà proprio di questa iniziativa, di questo grande lavoro di Sulmona Città Sicura, che sta diventando un po' un esempio per le altre regioni italiane ad alto rischio sismico. Quando ne ho parlato infatti con la governatrice del nostro distretto, che è un distretto quasi tutto nel centro Italia, certo. Se vediamo la mappatura: Emilia Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, cioè siamo tutti abbastanza, negli ultimi anni siamo stati toccati quasi tutti da determinate situazioni, e ha detto insomma è una cosa che è bene che si faccia conoscere anche al mondo in NERWIL, in modo che se può essere un esempio, insomma, che anche i professionisti di altre città italiane si mettono a disposizione, come stanno fatto e stanno facendo i professionisti di Sulmona, vuol dire che da qualche cosa di negativo, da una tragedia, può nascere sicuramente qualche cosa di positivo, di costruttivo. Noi siamo per costruire. E questo è vero, infatti abbiamo ribadito tante volte nel corso del 2009, innanzitutto non ad allarme psicologico, attenzione, ma soprattutto conoscere il terremoto, perché una volta che il terremoto si conosce, si riesce ad affrontare in maniera diversa. Quindi fondamentale domani questo incontro a cui è invitata tutta la cittadinanza, perché è un incontro aperto a tutti, un incontro di conoscenze. Sappiamo benissimo che quando c'è un confronto, quando c'è un dibattito, è sempre proficuo partecipare per poter ascoltare, ma anche per poter fare domande e cercare di capire quello che magari è a noi è più oscuro. Chiara, hai detto chiaramente che è un anno di questo tuo mandato, finirai a giugno di quest'anno, pensi di portare a termine tutti gli obiettivi che ti eri prefissata il primo giorno? Quando il Presidente viene eletto, deve appunto presentare il programma all'Assemblea, l'Assemblea lo deve approvare, e sì, se non li porto a termine, insomma, un bel problema, però sì, saranno tutti portati a termine, i service che abbiamo in mente sicuramente sì, altre iniziative cercheremo di concludere, altrimenti nel nostro statuto c'è anche una sorta di continuità per il susseguirsi delle presidenze, insomma. C'è qualcosa che vorresti fare in particolar modo che si possa svelare? Una cosa in mente legata alla musica, perché scusami Barbara se torno sempre al fatto della nostra attenzione alle fasce deboli della popolazione, ma questo il concerto che noi abbiamo fatto in clinica la settimana scorsa veramente
aperto una breccia all'interno del club di Sulmona, perché siamo rimaste tutte le mie socie, anche i soci del Rotary che hanno partecipato, veramente molto commossi dalla partecipazione che c'è stata. Anzi, io colgo l'occasione per ringraziare il direttore sanitario della struttura, Giorgio Felsani, il direttore operativo Pierluigi Marinelli, perché veramente la loro disponibilità ha reso possibile realizzare quello che noi abbiamo proprio nello statuto. Quindi il sostegno un po', ecco, non voglio dire dimenticati perché è una cosa brutta, però penso trascorrere vacanze di Natale in una clinica, comunque lontano da casa, a prescindere, come è stato anche per i terremotati nel primo Natale delle casette. Abbiamo in mente delle cose legate sempre all'arte e alla musica. Ecco, riscoprire lo spirito del Natale, questo è fondamentale, perché di solito si pensa al Natale soltanto per i regali, per il divertimento e per il cibo. Invece quando si entra in strutture come può essere il San Raffaele o altre strutture che ospitano persone di fascia debole, sappiamo che il San Raffaele è l'unica struttura del centro sud Italia, quindi ci sono diversi malati di unità spinale, quindi persone che non possono più camminare e che qualche anno fa camminavano, quindi con un disagio superiore perché hanno conosciuto quella che era la vita di un tempo e oggi si ritrovano a fare i conti con un handicap. Chiaramente il direttore sanitario è sempre disponibile, svolge questa attività all'interno della struttura con molta professionalità ed è sempre aperto a quelle che sono le iniziative che vanno appunto ad aiutare quelli che sono i suoi ospiti, chiamiamoli ospiti durante la degenza al San Raffaele. Chiara, che dirti? Un plauso va a te per l'attività che stai svolgendo con estrema professionalità. Ti faccio un in bocca al lupo per domani. Spero che l'abbiamo imparato bene. Spero che la cittadinanza raccolga questo tuo invito e del club in Ruil e che partecipano a questo incontro. E ti auguro un buon 2018. Grazie Barbara. Io colgo l'occasione per ringraziare Onda TV che ci ospita sempre quando presentiamo questi eventi un po' particolari. Domani chi può, chi vuole, può anche donare. Quindi, e questo sì, è importante. Quindi partecipiamo al convegno, sì, e soprattutto doniamo, perché questi club hanno bisogno anche di un piccolo atto di beneficenza. Sarà tutto devoluto al service distrettuale, al service nazionale, in collaborazione con FAI. Da questa operazione i service di Sulmona sono già finanziati da noi. Abbiamo bisogno un po' dell'aiuto del territorio per sostenere il FAI. Anche perché non si chiedono grosse somme, basta soltanto un euro per basta volerlo per poter fare qualcosa di concreto per il nostro territorio. Grazie Chiara, ci vediamo presto. A voi telespettatori lascio una buona giornata e vi do appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci.